Io passerei la parola a Bernardo del Bernardinis, facendogli una domanda. Si parla molto di progetti, siamo ovviamente tutti molto contenti dell'operato, dell'unità di missione, quindi del fatto che siano stati sbloccati dei fondi e si stiano facendo, diciamo, degli interventi. Ci sono dei dubbi, però. Non è che fosse questa integrazione, siamo partiti direttamente con gli interventi, ma questa integrazione esiste già nella pianificazione o c'è bisogno di rinnovare anche un po' la pianificazione per dare un quadro logico concettuale più efficace, così come è stato già in altri paesi europei? Ora molto rapidamente, io credo che poi l'idea c'è sulle gambe degli uomini, direi che sono 26 anni che stiamo aspettando gli Atlas, in realtà non è soltanto. Centrato uno dei punti, io credo che bisogna partire innanzitutto sia all'estero, perché prima abbiamo parlato di consumo di suolo, io vorrei far presente a livello europeo, principale opposizione alla direttiva sul consumo di suolo è venuta proprio dalla Germania, la quale è il principale paese europeo per consumo di suolo, che è la porta dell'agricoltura. Quindi è bene dirlo questo, solo la Germania usa le miniere di sale con depositi, cioè c'è mille, anche l'estero c'ha anche mille peccati che noi non rileviamo. E forse sarebbe bene anche quando parliamo dell'Europa non aspettare l'imperatore, forse guardarci anche in casa e esprimere una domanda su dove vogliamo andare, no? Sì, credo che questo sia un elemento principale. Da questo punto di vista, quando mi riferivo ai 26 anni, mi riferivo alla 183. Ed evidentemente la 183 era un inizio di un percorso, sono in piazza qua, prima c'aveva un afflato, un discorso di integrazione molto forte. Da questo punto di vista, appartenendo in passato all'Accademia degli Ingegneri Idraulici Italiani, una grandissima nota, come abbiamo anche alcuni altri rappresentanti che sono anche presenti in commissione presso il Ministero dell'Ambiente, direi che uno dei punti fondamentali però è cambiare il paradigma culturale che sta alla base della pianificazione della progettazione. Quindi il fatto per dal luogo, nel senso che nella pianificazione noi possiamo ritrovare questi processi di integrazione, certamente, non abbiamo percorso in termini di conoscenza in passato, non l'abbiamo utilizzati anche per evolvere la nostra modalità di affrontare la pianificazione della progettazione. Faccio un esempio banalissimo. In passato la difesa, diciamo, idraulica era eliminare la pericolosità, evidentemente quello era appunto ferme qualsiasi cosa andare in quella direzione, e anche oggi ho sentito parlare poco della parte chimica, cioè noi parliamo di integrazione ma ci dimentichiamo sempre i pezzi, cioè in realtà noi dobbiamo parlare oggi, con questa forse la visione nuova, no? Dobbiamo parlare di integrazione della parte fisica, della parte chimica e della parte biologica. E allora non è più la cultura del semplice ingegnere idraulico hard, no? Ma è l'integrazione di diverse culture, quella dell'agronomo, no? Che quindi mette a disposizione certe conoscenze dell'ingegnere, il chimico e così via, no? E il biologo, non vorrei più sentire dire che per conservare la biodiversità bisogna fare viaggi in sabbia, no? Perché mi sembra una cosa assurda, meglio che viaggi allora giustamente non ci siano. Ma allora dobbiamo, secondo me, ricostruire una base culturale relativamente a questa cosa. Il percorso è già iniziato, il percorso è iniziato da anni anche, diciamo, nello scontro con un'altra carenza, qui c'è l'onorevole Chiara Braga, coraggiosissima nel portare avanti il discorso sul consumo di suolo, che non è un disegno di legge per l'urbanistica, e io continuo a dire che dal 1989 c'è il grande assente, cioè sostanzialmente come noi sviluppiamo l'habitat umano è il territorio, non è l'ambiente. Allora come sviluppiamo sostanzialmente le nostre città, lo sviluppo del territorio, e questo necessita di un paradigma ulteriore. Allora io credo che queste due cose, trovando un equilibrio tra naturalità, se volete, e processo antropico, territoriale, noi non abbiamo bisogno di guardare l'uomo, dovremmo guardarci in casa nostra, dovrebbe essere il nostro obiettivo intrinseco, no? Per conservare questo equilibrio, no? di capitale umano e di sostenibilità del processo, anche perché poi
siamo un paese difficile dal punto di vista morfologico delle dinamiche, e qua ci dimentichiamo una cosa, che la natura fa il suo corso. Anche quando parliamo di dissesto, sembra qualcosa di strano. In realtà il dissesto è del tutto naturale, cioè nel senso che le montagne vengono trasportate, siamo noi che gestioniamo questo, siamo noi che non teniamo conto di questo. E allora qui alcuni passi notevoli sono stati fatti negli ultimi tempi, credo che ritardi sulle autorità di bacino, sulle autorità di distretto, e diciamo anche una grande confusione su quelli che sono i processi di governance e di scale all'interno delle quali dobbiamo lavorare, del passato abbiamo danneggiato fortemente questo processo, però ci stiamo riprendendo. E nel riprenderci io vorrei sottolineare due aspetti. Sottolineo l'aspetto che questo paese è ancora molto sordo, o meglio fa finta di niente, fa lo struzzo rispetto a quello dei processi di conoscenza da tutti i punti di vista, fisico, chimico e biologico, cioè sostanzialmente lo sviluppo delle reti, dei sistemi di monitoraggio è assolutamente non un obiettivo strategico nazionale, così come lo voleva la Bassanini, cioè apparente, come infrastruttura di interesse nazionale, esattamente come ferrovie. E devo dare un grazie alle regioni che hanno avuto moltissima sensibilità in questi anni e altri soggetti nazionali che hanno fatto supplenza in questa direzione. Nella collegata ambientale c'è un emendamento, il senatore Barcari, diciamo tutto un testo che ruota attorno a quello che Chiara Draghi ha sottolineato, che dirò anche adesso, vuole portarlo avanti, si scontra come per il consumo di suolo con delle lobby strane, questa è la lobby dello struzzo, l'altra lobby degli altri interessi, della gru, esatto, della gru. Quindi se noi riusciamo, io ricordo il lavoro, tanto per dire, di molti anni, di parecchi anni fa, fatto con la Protezione Civile, con il Lega Ambiente, su esattamente le tipologie che oggi sono andate molto più a fuoco con la politica, ma si iniziò già allora a parlare di una forma diversa di assicurazione, di una forma diversa di contenuto o di divagazione del genere. Allora qui do un altro punto fondamentale, ad esempio il metodo morfologico, che è una misura di piano a tutti gli effetti, era qualcosa che non avevamo in passato, quando abbiamo sviluppato i PAI, ci sono sviluppati i PAI, non avevamo questa percezione molto forte che la dinamica morfologica è una dinamica fondamentale all'interno del processo. Poi l'abbiamo visto sulla pelle, l'abbiamo constatato anche in elementi legittimi, non di abuso, ma elementi legittimi in cui la nostra conoscenza si scontra. E i processi morfologici vanno letti sia quando si interviene, sia quando non si, o almeno si toglie l'intervento. Dobbiamo capire cosa succede, no? Allora, lo scenario di piano, chiudo il discorso, lo scenario di piano si basa anche su degli elementi conoscitivi innovativi, no? Che devono andare a livello di piano e capire quelle che sono le conseguenze di una nostra azione all'interno dello sviluppo, togliere una soglia e quindi per costruire un nuovo quartiere, cioè voglio dire un'azione del territorio, capire come si sviluppa positivamente o negativamente, quindi leggere la pianificazione di questi interventi, e qui la struttura di missione ha mostrato sensibilità, cioè una situazione qua, per cui anche cerchiamo di spingere nell'introdurre, no? nel guida questi elementi nuovi, no? Tra cui soprattutto nella parte idraulica stiamo tentando di mettere questi elementi di idromorfologia e di mitigazione fluviale, assieme ai consorzi di bonifica e all'ambito di accompagnare. Io credo che se facendo non guardando al passato, non recriminando, ma cercando di guardare avanti, cerchiamo di riindirizzare i passi che purtroppo si scontrano in un altro atteggiamento, l'unico che uno dei peggiori che questo paese ha. Questo paese, intanto non si fa male, sta zitto, va tutto bene. Quando si fa male, urla e affretta. Allora, non si può imputare a una struttura di governo che voglia rispondere in tempi rapidi, no? Al mondo che urla. Perché se un buon sindaco realizza una fondatura e non si vede, e quando va alle elezioni dice: ma cosa ha fatto? Ha fatto niente. Rispetto a quello che ha fatto quattro processioni. Evidentemente questo è un paese che deve cambiare la propria mentalità, e se non la cambia, perché forse anche noi non valorizziamo certi elementi. Io sono ben contento del discorso portato avanti degli anni, sono contento dei contratti di Clima, addirittura io sono compositore non solo dei contratti di Clima, ma addirittura di Laguna,
perché un problema analogo sia sulle acque di transizione molto forte, e quindi è necessario trovare esattamente l'accordo tra tutte le varie. Ma c'è anche un problema in cui la politica, ma anche le istituzioni, guardo il Castello, guardo anche il Castello, sappiano in realtà valorizzare meglio quelli che sono gli elementi per il bene del paese rispetto a quelli che sono degli elementi di rapido e veloce tornaconto. Grazie Presidente.